Abbiamo in pratica in Italia, ad esempio, queste grandezze che misura hanno. Mi sono andato sul sito web dei dati dell'Istat, che si chiama dati.istat.it. Possiamo andare sui conti nazionali, prendiamo i conti nazionali annuali e prendiamo la tavola dei principali aggregati dei conti nazionali, e questa è una tabella che non credo riuscite a leggere, ma che mi dà sia dal lato della domanda la scomposizione del PIL, sia dal lato dei redditi. Quindi mi posso scaricare questa tabella, in modo anche da ingrandire il carattere e renderlo più leggibile. Vediamo se riesco a farvi leggere qualcosa. Insomma, qua si vede, non... cioè loro a casa la vedono bene, è lì che è il proiettore che la... se la riempite un po', esatto, vabbè. Ok, quindi qua vedete la prima parte mi dà il PIL dal lato della domanda, spese per consumi finali, spesa pubblica, investimenti, esportazioni, importazioni. Poi dovrei avere la seconda parte, che è quella che mi interessa ora, cioè la suddivisione del PIL tra redditi da lavoro, risultato lordo di gestione e imposte sulla produzione, che sono le componenti del PIL dal lato della creazione dei redditi. Quindi quello che volevo visualizzare era il rapporto tra questo risultato di gestione, che sta in questa riga 31, diviso il valore della produzione, che sta nella riga 29. Vedete che questo che ho chiamato il rapporto tra profitti e il valore della produzione è il 49%, e posso anche con un foglio di calcolo farlo visualizzare su un grafico. Quindi questo ad esempio è come è variata nel tempo la quota del valore della produzione che va ai profitti. Posso fare la stessa cosa per vedere come è cambiata nel tempo la quota che va ai salari, al lavoro, sempre dividendola per il valore totale della produzione. Quindi vedete che in pratica il valore della produzione che va ai salari è più basso della quota che va ai profitti. Mettiamo anche questo su di un grafico. Quindi questa invece è progressivamente aumentata negli anni che abbiamo nella tabella fino a un certo punto, e poi è iniziato a diminuire. Ok, quindi qua c'è anche un po' della contrapposizione tra salari e profitti di cui discutevamo in termini teorici. Quando passiamo a visualizzare un'economia vera, c'è una terza componente, che è la componente data dalla fetta che si prende il governo sotto forma di imposte nette indirette, che erano il 14% e sono invece aumentate. Quindi mettiamo anche questa su di un grafico, un
da parte della riduzione dei profitti, soprattutto negli ultimi anni, è data non da un aumento dei salari, ma da un aumento della quota del valore della produzione che va al governo sotto forma di IVA e altre imposte indirette. Ok? Quindi, questo anche per farvi notare che dalle discussioni teoriche che abbiamo fatto sui salari e i profitti potrebbe sembrare che se i mercati fossero tutti concorrenziali la quota che va ai profitti sia minima rispetto al valore della produzione, anche perché quando parliamo degli stipendi del super manager comunque stiamo parlando di redditi da lavoro, non di profitti. E invece questa quota di profitti in pratica è molto elevata sul valore totale della produzione. Questo è un altro delle cose che già vi ho sottolineato: nel mondo vero i profitti costituiscono una fonte importante di finanziamento degli investimenti. E non è vero quello che si spiega all'inizio dei libri di testo di macroeconomia, che il risparmio delle famiglie deve andare a finanziare gli investimenti. La gran parte del finanziamento degli investimenti deriva direttamente dai profitti delle imprese. Ok, quindi ricapitolando, le imprese nella realtà determinano il livello dei prezzi e la variazione nel livello dei prezzi in base a questa regoletta, e che vuol dire che a parità di altre condizioni aumenti nei salari vengono trasferiti sui prezzi. Ok? O potremmo anche dire, da un altro punto di vista, le imprese hanno un livello obiettivo del prezzo, quando scriviamo questa espressione rispetto ai livelli e non ai tassi di variazione, le imprese hanno, dato il livello dei salari, data la produttività normale e il loro grado di monopolio, un certo obiettivo in termini di livello dei prezzi. Il nostro obiettivo però è capire, abbiamo detto, come sia collegata la quantità di produzione al livello dei prezzi. E ora abbiamo visto il pezzo finale, il legame tra salari e prezzi. Mancano altri due pezzi del ragionamento, e cioè come cambiano i salari, e vedremo che i salari reagiscono alla disoccupazione, e come la disoccupazione è collegata al livello della produzione. Quindi passiamo al secondo pezzo del ragionamento, che riguarda i salari. Come vengono fissati i salari? In parte già ne abbiamo detto, e cioè la variazione nella produttività costituiscono, anzi fatemelo scrivere per esteso perché tendete a confondere produzione e produttività. Quindi la produttività tende a influenzare i salari, perché se i lavoratori sanno che la produttività aumenta, sanno che la fetta da spartire si sta ingrandendo e vogliono una po' in più della torta, perché la torta è diventata più grande. Quindi aumenti di produttività generano richieste di maggiori salari. Ma l'altra cosa a cui i lavoratori fanno attenzione è quanto possono comprare con il loro stipendio. Quindi quanto posso comprare con il mio stipendio dipende dal livello dei prezzi. Cioè, se i prezzi aumentano, con il mio stipendio di 1500 euro comprerò sempre di meno. Quindi se io mi aspetto un aumento dei prezzi, vorrò un aumento di stipendio. Quindi la seconda determinante importante del salario, della richiesta di salario,
è data dal livello dei prezzi attesi. Tipicamente, quando parliamo di contrattazione nazionale, di rinnovo del contratto dei metalmeccanici, il contratto avrà una durata per, che so, i prossimi 5 anni, quindi quello che conta è quale sarà l'inflazione attesa oggi per i prossimi 5 anni. Okay? Se mi aspetto un'inflazione più alta, vorrò un aumento più alto dello stipendio per non perdere potere d'acquisto. Perché se il mio salario, il stipendio cresce meno dei prezzi, perdo potere d'acquisto, perdo capacità di spesa. Quindi fondamentalmente le richieste di salario dipendono da queste due cose. Quanto sono in grado i lavoratori di avere quello che chiedono? Quindi la capacità dei lavoratori di tradurre la loro domanda di un aumento in un aumento effettivo dipende dalla forza contrattuale dei lavoratori. Se i lavoratori sono forti, e allora riescono ad avere quello che vogliono, ma se i lavoratori non sono forti, e allora le imprese possono dare aumenti di stipendio inferiori a quelli richiesti. E che cosa influenza questa forza contrattuale? Sono vari elementi, ma un elemento importante è la disoccupazione. Più sono i disoccupati, più deboli sono i lavoratori, perché più è facile per le imprese appunto trovare persone che oggi non lavorano, ma sono disposte a lavorare, anche magari a condizioni peggiori dei lavoratori attuali. Okay, quindi in un mercato completamente privo di regole, le imprese, quando ci sono molti disoccupati, se i lavoratori chiedono un aumento di stipendio, le imprese licenziano i lavoratori e assumono dei disoccupati e li pagano di meno. Okay. Quindi quanto più alta è la disoccupazione, tanto più deboli sono i lavoratori, tanto meno sono capaci di tradurre in aumenti di salario le loro richieste. Quando invece la disoccupazione è bassa, e allora se le imprese vogliono assumere, ci sono pochi disoccupati, è più plausibile che le imprese, per attrarre lavoratori, offrano aumenti di stipendio, quindi che a una bassa disoccupazione corrisponda un aumento nei salari. Okay. Come vedremo anche più in dettaglio tra un po', un economista è diventato molto famoso proprio per aver studiato il legame tra la disoccupazione e la variazione nei salari. Quindi questo economista, che si chiamava Phillips, mise in un grafico la variazione percentuale dei salari monetari, cioè di quanto aumentano ogni anno i salari in un paese, in quel caso nel Regno Unito, e sull'altro asse, questo sembra un mu, fatemi scrivere invece, mise il tasso di disoccupazione. E andò a misurare in pratica come in diversi anni nel Regno Unito qual era stato il tasso di disoccupazione e qual era stato nello stesso anno il tasso di variazione dei salari, e trovò una combinazione fatta più o meno in questo modo. Cioè c'erano stati dei periodi con disoccupazione molto bassa
e salari che aumentavano molto, aumenti del 10%, del 15% ogni anno negli stipendi medi. E periodi di disoccupazione più alta, dove invece la crescita degli stipendi era più bassa. C'erano dei punti in cui gli stipendi non erano aumentati e anche dei casi di alta disoccupazione in cui i salari erano addirittura diminuiti. Quindi quando stiamo al di sotto dell'asse orizzontale la variazione dei salari è negativa, questo vuol dire che in media gli stipendi diminuivano in quell'anno. Quindi notò che c'era una relazione non lineare fatta più o meno in questo modo. Quindi una curva decrescente che lega la disoccupazione alla variazione dei salari, che è stata chiamata appunto curva di Phillips. E che ha appunto varie proprietà: è decrescente, cioè più alta è la disoccupazione, più bassa è la variazione dei salari, o addirittura i salari diminuiscono. La relazione non è lineare e sembra esserci un livello minimo del tasso di disoccupazione al di sotto del quale non si è mai andati. Ora, come si spiega un livello minimo del tasso di disoccupazione? Perché anche quando l'economia va molto bene il tasso di disoccupazione non va a zero? Però ricordiamoci che il tasso di disoccupazione è il rapporto tra i disoccupati, che sono quei lavoratori che non stanno lavorando ma stanno cercando attivamente un posto di lavoro, e l'insieme delle forze di lavoro che è dato invece dagli occupati più i disoccupati. Ora si fa notare che quando si cerca un posto di lavoro questo processo richiede del tempo, cioè sia se io non lavoro, ma anche se io sto lavorando e voglio cambiare lavoro, devo avviare un processo di ricerca che richiede del tempo, quindi devo mandare il curriculum alle imprese che mi interessano, devo rispondere alle inserzioni sui giornali, poi le imprese fanno la selezione dura qualche mese, eccetera, eccetera. Quindi c'è una raccolta di informazioni che i lavoratori devono fare sui posti di lavoro disponibili e una raccolta di informazioni che le imprese devono fare sui potenziali lavoratori da assumere. Quindi c'è sempre, in un sistema economico, anche quando l'economia va molto bene, un certo numero di persone che non lavorano perché non hanno ancora trovato un posto di lavoro, ma in teoria prima o poi lo troveranno perché quel posto di lavoro c'è nel sistema economico, solo che non l'hanno ancora trovato per il tempo necessario a trovarlo. C'è un altro potenziale problema che si verifica nelle economie, cioè quando parliamo di un'economia teorica parliamo di lavoro come un lavoro generico, ma nelle economie vere non c'è solo il lavoro generico, diciamo alcuni lavori dell'edilizia tipo trasportare sacchi di cemento richiedono un lavoro generico, che basta che io sia abbastanza robusto, posso fare quel lavoro, non c'è bisogno di un titolo di studio. Ma per moltissimi altri lavori c'è bisogno di formazione, c'è bisogno magari di una laurea. Quindi è possibile che sul mercato del lavoro ci sia
una forte richiesta, che ne so, di ingegneri elettronici, ma non ci sia nessun disoccupato con le qualifiche per fare l'ingegnere elettronico. E magari ci sono molti avvocati disoccupati, potenziali avvocati disoccupati. E ora, l'avvocato disoccupato, per quanto bravo, non può andare a fare l'ingegnere elettronico. Quindi un primo motivo per cui la disoccupazione non scende sotto un livello minimo è questo dei costi di ricerca di un posto di lavoro, dei tempi di ricerca di un posto di lavoro. Il secondo problema è questo che sempre in inglese si chiama mismatch. Il mismatch è appunto la mancata corrispondenza tra domanda e offerta. Si domandano ingegneri ma si offrono avvocati, e quindi rimangono gli avvocati, restano disoccupati. Ok, quindi anche se l'economia sta andando bene, non si riesce a ridurre quel tipo di disoccupazione. C'è di buono che questo, almeno la prima parte, forse anche la seconda parte di questa tipologia di disoccupati, si può misurare, perché la si può misurare dal lato dei posti di lavoro disponibili. Cioè, ci sono vari paesi che raccolgono statistiche sui posti di lavoro disponibili, perché per esempio ogni settimana qualcuno, un ricercatore, compra tutte le riviste in cui vengono pubblicati gli annunci di lavoro e si calcola quanti posti di lavoro sono presenti su queste riviste, usa delle altre fonti disponibili e calcola un numero di posti di lavoro vacanti che potenzialmente potrebbero essere subito dati a dei disoccupati, ma che non sono stati dati perché le imprese stanno ancora cercando. Quindi quel numero serve a calcolare questo tasso di disoccupazione, che si chiama disoccupazione frizionale, cioè data da quelle frizioni esistenti sul mercato del lavoro che impediscono alla domanda e all'offerta di lavoro di incontrarsi per tutte le potenziali tipologie di lavoro. Ok, quindi questo è un primo aspetto importante che emerge dai risultati della curva di Phillips. E per il resto la curva di Phillips ci dice un po' più in dettaglio le cose che stavamo dicendo prima, e cioè se la disoccupazione è alta, i lavoratori sono deboli e riescono ad avere piccoli aumenti di stipendio, di salario, di solito inferiori a quelli richiesti, o addirittura devono accontentarsi di un salario più basso e quindi i salari diminuiscono. Ora, anche qui guardate che in alcuni libri di testo si parla di una riduzione dei salari monetari come di un caso limite che si verifica di rado, se non quasi mai. Di recente, con la crisi dell'Eurozona, invece abbiamo avuto e stiamo avendo vari casi di diminuzione dei salari monetari. Di solito questi non avvengono con una riduzione del salario di chi ha già un lavoro, anche se abbiamo anche avuto casi di questo tipo. Per esempio, in Germania i sindacati a un certo punto hanno fatto un accordo con le imprese accettando una riduzione del salario di chi già aveva un lavoro in cambio di posti di lavoro in più dell'impresa, quindi in cambio di minor numero di disoccupati. Però questo è un caso poco frequente,
Più di frequente quel che accade è che le imprese che pagavano stipendi più alti chiudono e aprono nuove imprese che pagano stipendi più bassi o offrono contratti più bassi. Questa cosa dipende da parecchie considerazioni di tipo giuridico, storico, culturale, eccetera. Diciamo che dal punto di vista giuridico ci sono delle innovazioni che si fanno sul mercato del lavoro in base a pressioni di tipo politico per aumentare la flessibilità. Ad esempio, negli ultimi anni in Italia si è partiti da una situazione in cui la forma prevalente di contratto di lavoro era quella del contratto a tempo indeterminato, cioè il lavoratore veniva assunto a tempo indeterminato dall'impresa che non poteva licenziarlo se non per motivi veramente gravi. Ovviamente se l'impresa chiudeva il lavoratore perdeva il posto di lavoro, ma c'erano delle tutele che studiate da altri corsi. Ma il contratto di lavoro a tempo indeterminato tutelava molto la posizione del lavoratore e anche il suo stipendio. E progressivamente è stata estesa la possibilità di dare, di assumere lavoratori anche con contratti che tutelano di meno, con contratti a tempo parziale, quindi con un contratto di 3 anni, ma anche un contratto di 6 mesi, e oggi sono nate anche le agenzie di lavoro interinale che offrono contratti di lavoro anche giorno per giorno. Quindi la tutela del lavoro è molto diminuita dal punto di vista giuridico a seguito di pressioni politiche che hanno cambiato la forza contrattuale dei lavoratori. Quindi è diciamo più facile che si verifichino situazioni in cui, in una situazione di alta disoccupazione, ci sia una caduta degli stipendi medi pagati nel sistema economico. Quindi è più facile trovare anche punti che stanno più a destra e in basso su questa curva di Phillips. Ci sono una serie di altre considerazioni che vanno fatte per quanto riguarda il mercato del lavoro, ma non andremo troppo nel dettaglio. Una cosa importante però da sottolineare è che quello che vi ho sempre detto è che all'impresa non conta solo quanto paga il lavoratore, ma conta anche qual è la produttività del lavoratore. Quindi se la produttività aumenta, l'impresa può anche essere contenta di pagare un po' di più il lavoro, se questo genera un aumento di produttività. Quindi c'è un legame che finora abbiamo trascurato che può andare dall'aumento del salario all'aumento della produttività. Produttività. Ad esempio, come fanno moltissime imprese, si può offrire al lavoratore un premio se raggiunge un certo livello di pezzi prodotti o, per esempio, i rappresentanti che vanno a vendere un bene presso i dettaglianti di solito sono pagati poco con un fisso mensile, molto poco con un fisso mensile, e parecchio in base a quanto riescono a vendere. Quindi più riescono a vendere, più aumenta il loro stipendio. Quindi in quel caso la produttività del lavoratore, diciamo, può aumentare in base a una promessa di aumento di salario. Quindi è evidente che questo meccanismo
funziona per quei lavoratori che hanno con l'impresa un contratto, un rapporto di fiducia, no? Cioè io ti produco tanto e tu mi paghi meglio, e questo ovviamente mi chiede di imparare a produrre sempre meglio, di imparare sempre meglio a fare il venditore, e io faccio questo investimento nella mia formazione se mi conviene solo se lavoro per te per un po' di anni. Se lavoro per te un mese come venditore di spazzolini e poi tra un mese andrò a vendere, che ne so, titoli, che interesse ho a imparare a fare il bravissimo venditore di spazzolini, tanto tra un mese dovrò imparare un nuovo mestiere. Quindi quanto più i contratti sono di lavoro, sono di lunga durata, tanto più forte è il rapporto di fiducia che si può instaurare tra lavoratore e impresa, e quindi tanto più è possibile creare un collegamento tra aumento di salario e aumento di produttività. Ok? Comunque, detto tutto questo, abbiamo di fatto individuato il legame, cioè i vari legami che concorrono alla determinazione dei salari. Quindi i lavoratori chiederanno salari più alti quando si aspettano un aumento dei prezzi, quando si aspettano un aumento di produttività, e saranno tanto più in grado di ottenerli quanto maggiore è la loro forza contrattuale, e cioè tanto più basso è il tasso di disoccupazione. E possiamo arrivare all'ultimo tassello nel legame tra produzione e prezzi, che è il legame tra quantità prodotta e tasso di disoccupazione. Che legame c'è tra la quantità prodotta e il tasso di disoccupazione? Ci possiamo arrivare con un po' di contabilità della produzione, e cioè possiamo semplicemente notare che la quantità che viene prodotta in un mese è data dalla produzione normale di un'ora di lavoro moltiplicata per quello che si chiama il monte ore lavorato da tutti i lavoratori in un mese. Ok? Possiamo scomporre questo monte ore in un numero medio di ore lavorate in un mese da un lavoratore per il numero di lavoratori che hanno lavorato in quel mese. Ok? E poi possiamo collegare il numero dei lavoratori al tasso di disoccupazione usando la definizione di tasso di disoccupazione. Ora, se chiamiamo U, vabbè, lasciamo perdere la U, chiamiamo TD il tasso di disoccupazione, e sappiamo che è dato dai disoccupati diviso le forze di lavoro. Noi sappiamo anche che i disoccupati sommati agli occupati mi danno le forze di lavoro, per cui posso scrivere, invece di disoccupati, posso scrivere forze di lavoro meno occupati, meno lavoratori, diviso forze di lavoro mi dà comunque il tasso di disoccupazione. Quindi posso scomporre ora questa frazione, FL diviso FL fa 1,
e quindi il tasso di disoccupazione è anche uguale a 1 meno il rapporto tra i lavoratori e le forze di lavoro. Poi posso portare L su FL dall'altra parte dell'uguale e il tasso di disoccupazione da destra dell'uguale. Ricordatevi che cambiano i segni quando portiamo una cosa da una parte all'altra del segno di uguale, e infine moltiplicare tutto per FL. Quindi ho che i lavoratori sono anche calcolabili come le forze di lavoro moltiplicato 1 meno il tasso di disoccupazione. Quindi posso scrivere questo risultato qui sopra. E ho il legame che cercavo tra quantità prodotta e tasso di disoccupazione. Riscriviamolo tutto in una nuova pagina. Quindi abbiamo detto produttività oraria moltiplicata ore di lavoro moltiplicata forze di lavoro moltiplicato 1 meno il tasso di disoccupazione. E ora chiediamoci: che succede quando aumenta la produzione a seguito di un aumento di domanda? Che fanno normalmente le imprese se devono produrre più del solito? La prima cosa che fanno le imprese di solito è chiedere ai lavoratori di fare gli straordinari, cioè di lavorare un maggior numero di ore al mese rispetto a prima. Ma le imprese di solito non assumono subito altri lavoratori. Quindi la prima reazione delle imprese a un aumento di produzione che vogliono ottenere è chiedere un aumento nelle ore lavorate. Le imprese possono anche provare ad aumentare la produttività oraria normale. Per esempio, possono proporre ai lavoratori un aumento di stipendio se producono di più ogni ora. Questo è possibile, però sappiamo anche che quando una risorsa come il lavoro viene utilizzata molto intensamente, la sua produttività diminuisce. Cioè, l'esempio più stupido, solito esempio dei gelatai: se la mia gelateria ha un successore, chiedo al gelataio di continuare a fare il gelato fino alle 3 di notte, dopo 10-12 ore di lavoro il gelataio è stanco, inizia a far cadere i coni per terra, cioè la quantità di coni che produce in un'ora diminuisce. Quindi ci può anche essere un processo per cui, se la produttività diminuisce all'aumentare della produzione, il PY0 potrebbe ridursi. Quindi in linea generale non sappiamo se la produttività oraria aumenta o si riduce quando le imprese vogliono produrre di più. Certamente le imprese aumentano le ore lavorate dai lavoratori già assunti se devono espandere la produzione. Se non è sufficiente l'aumento delle ore lavorate, e allora le imprese assumono. Quindi quando le imprese assumono, tutto questo pezzo dell'espressione aumenta. Ma come già vi ho detto, quando le imprese assumono, i disoccupati sicuramente diminuiscono, ma vi ho spiegato, ci sono dei lavoratori scoraggiati che stanno a casa e non cercano lavoro. Questi lavoratori scoraggiati, quando vedono che le imprese assumono, iniziano anche loro a cercare lavoro. E questo fa aumentare
le forze di lavoro. Quindi il risultato complessivo qual è? Quando la produzione aumenta, aumentano le ore lavorate, aumenta il numero delle persone che cercano lavoro, quindi il tasso di disoccupazione si riduce, ma meno che proporzionalmente rispetto all'aumento nella produzione. E un economista che ha studiato questa cosa, si chiamava Okun, e ha proposto una regola molto semplice, che è diventata famosa appunto perché è molto semplice, che dice che se vogliamo ridurre il tasso di disoccupazione dell'1%, il PIL deve aumentare del 3%. Quindi questo anche per sottolineare che la disoccupazione cade meno rapidamente rispetto all'aumento della produzione. Ora, questa è la legge di Okun, era un legame abbastanza stabile anni fa, non è più così preciso, ma serve a far capire che se vogliamo ridurre il tasso di disoccupazione, la produzione deve aumentare e anche abbastanza. Cioè non basta un piccolo aumento, 0,5% nel PIL per ridurre i disoccupati, serve un aumento più robusto. Perché? Perché di solito c'è sempre un po' di aumento di produttività, un po' di aumento di ore lavorate, eccetera, eccetera, quindi se vogliamo ridurre la disoccupazione dovremo aumentare molto la produzione. Il riepilogo di quanto ci siamo detti lo facciamo domani.